richiamato tutta la città. C'è chi dice che è innocente, chi lo crede un delinquente, c'è chi invece non sa bene che è successo. Che processo, che processo. Tu vedrai, figlio mio, che giustizia c'è. Prego il cielo che il mio amato torni presto a me. Spero in cuor che i consiglieri siano giusti ma severi. Dopotutto non è ancora reo, confesso. Che processo, che processo. Silenzio! Consiglieri, inchinatevi al doge. Che ognuno si è inchinato, il processo si è iniziato. Siate rapidi e concisi, che giù a casa risi e bisi. Se finiamo, amici miei, non più tardi delle 6, io vi invito tutti e 10 a mangiare pasta e ceci. Pietro Tasca si è accusato di aver ucciso premeditatamente il gentiluomo Alvise Cuoro. Vi dichiarate colpevole o innocente? Innocente. Sì, innocente. Sembra un agnello, ma invece è uno sciacallo. Ha il pelo sopra il cuore. Quanto è cattivo quello là. Questo plebeo dell'omicidio è reo e lo dimostrerò. La vedremo, egregio collega. Non con cavilli, potete star tranquilli. L'accusa condurrò. Quanto è cattivo quello là. Niente illazioni, passate ai testimoni. Se sì, ci passerò. Maso Visentin, domestico del fu Alvise Cuoro, diteci cosa successe il mattino del 22 febbraio. Il fornaretto venne in casa Cuoro, era geloso, feroce come un toro, e disse appena fuori dal palazzo: se incontro Alvise Cuoro, io l'ammazzo! Cicca cicca bum bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, ah, cicca cicca bum. Francesca Candolin, riferite al Consiglio dei 10 cosa avete visto il giorno del delitto. Dalla finestra vidi il fornaretto, aveva in mano, son certa, uno stiletto. Lo vidi come colto da follia e a un tratto per le calli scappò via. Cicca cicca bum bum, cicca cicca bum, cicca cicca bum, ah, cicca cicca bum. E voi che eravate amica di Alvise Cuoro, Contessa Zeno, parlateci di lui. Alvise Cuoro era un saggio ed amava il borghese, nonostante il suo rango elevato di gran nobiltà. Continuate, Contessa Zeno. Egli era onesto, era buono, devoto e cortese. Giusto. Egli fu gentiluomo squisito e pieno di gran qualità. Era un perfetto signore, era un volgare fellon, era persona di cuore, ma che quale cuore, era un gran mascalzon. Silenzio! Orisano, è vero che la mattina del delitto avete visto il fornaretto? Io l'ho veduto scappare filando all'inglese. Tutto chiaro. Ed era sporco di sangue in maniera palese. Potete andare, potete andare. Mio caro fornarino, sei proprio un assassino. L'hanno detto mille testimoni. Non bisogna avere citazioni. Io chiedo a questa corte che lo condanni a morte, sia portato sulla piazza e giustiziato là per là. No! Dico, sia portato innanzi al boia, che munito di mannaia la sua testa staccherà. Mi oppongo! Ebbene, se la scure non mi piace, si è arrostito sulla brace fino a che non morirà. Mi oppongo ancora! Giusto, se la brace non mi gusta, si è rinchiuso in una cesta e gettato nel canal. Mi oppongo! Bondumier cerca di precedere il verdetto mentre il fornaretto non ha ancora confessato. Ciò è indegno di un esponente del Consiglio dei 10. Misurate i termini, Conte Barbo! Voi non sapete chi sono io! Basta! Silenzio! Quale doge veneziano, non sopporto tal baccano. Detto fatto, vi saluto
e mi levo questo imbuto. La seduta è dunque tolta. Ci vediamo un'altra volta. Vogliono dunque che il fornaretto confessi? Ebbene, avranno una confessione in piena regola. La legge mi consente di usare la camera della tortura ed io la userò. Parla, fornaretto, parla! No, no, no! Olio bollente, sì, per te! Poi ti trappiamo anche un dente con la tenaglia rovente. Se questo non ti basta, c'è il tridente! No! Sei un delinquente! Vuoi confessare? Sono innocente! Ah, sì! Dato che sei un furbacchione, becca di questo schiaffone. E se non parlerai, brutto testone, e questo ditone ti storcerò. No! Il ditone, no! Confesso, sono stato io, l'ho ucciso io, confesso tutto!